Fantino. Belisario. Siamo Pinassi. Consigliere Giuliano. Caccamo. Carlone. Carrus. Cerquoni. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Presenta. Gugliotta. Ce l'hai? Ce sta, sì. La Daga. Lancia. La Notte. Lelli. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Villa. Vitrotti. È andata su, non è la metto presente, però sì, sì. La presente perché c'è. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Assente la presidente più due consiglieri. È giustificata oppure? Vabbè. Sono presenti 22 consiglieri. Tre assenti, tra cui la Presidente, quindi il numero legale per aprire la seduta c'è. In attesa che arriva il direttore, intanto sospendiamo un attimo la seduta. Prego i consiglieri di riprendere posto. Corinda sta portando giù. Sì, facciamo l'inversione. Ma lo dovevo chiamare stamattina? Non è possibile. Guarda, tutti grandi furboni. Cioè io alla fine poi stamattina avevo un incontro. Ma lo vedi? Perché la cosa urgente del principio, cioè il patrimonio del principio, capito? Quindi però cioè una cosa programmata da aprile con il. Allora. Scusate un attimo. Prego. Allora intanto nomino quali scrutatori e consiglieri. Caccamo, Cofano, Carloni. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi. Sono previa comunicazione alla Presidenza, grazie. Allora, volevo chiedere al Consiglio, siccome la proposta di delibera sull'espressione parere sul regolamento dei centri anziani sta arrivando, di fare un'inversione dell'ordine del giorno, cioè discutere prima il secondo punto, cioè quello del municipio trasparente, e poi l'espressione del parere sul regolamento dei centri anziani. Allora, metto in votazione questa mia proposta, chi è d'accordo? L'inversione. Sull'inversione. Manca anche il secondo atto. Non c'è neanche il secondo atto. Come? Chi l'ha detto? Non sono stati inviati. Non ci sono stati inviati ieri. Vabbè. Sono qua. C'è la lettera, c'è la. Allora. Allora, chi è contrario alla proposta? Allora, non si è capito nulla. Allora, scusate un attimo, allora, rifacciamo la votazione. Chi è favorevole all'inversione dell'ordine del giorno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfetto, quando si vota, dite consigliere che sta al proprio posto, però. Allora, chi è contrario? Nessuno, all'unanimità. Chi si astiene? Nessuno, allora, la proposta è accolta. Quindi, discutiamo il secondo punto all'ordine del giorno, delibera municipio trasparente. Allora, do la parola alla Presidente della Commissione Cinzia Lancia.
Sì, buongiorno Presidente, consiglieri, direttore. Il 27 gennaio ho depositato una delibera sulla trasparenza degli atti amministrativi, rifacendomi alla legge 190 del 2012, che è una legge per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, al decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e con cui nasce anche l'istituto dell'accesso civico. E poi c'è una delibera della Commissione indipendente per la valutazione della trasparenza e l'integrità, il CIVIT, del 4 luglio 2013. Lo Statuto di Roma Capitale pone in risalto il tema della trasparenza e il Segretariato Generale, Direzione Integrità e Trasparenza dell'Amministrazione Amministrativa e del Dipartimento Comunicazione, in data 30 settembre ha emanato una circolare con l'oggetto disciplina dell'accesso civico. Poi c'è una memoria di giunta di Roma Capitale del dicembre 2013 e poi c'è il piano triennale di prevenzione della corruzione del 29 gennaio 2014. E io vi leggo adesso un attimo soltanto una delle pagine già predisposte dal Dipartimento Comunicazione sul sito del Comune che vanno riempite. Questa in particolare riguarda le modalità di esercizio dei relativi controlli e gli obblighi a carico delle imprese. Sul sito andranno la segnalazione certificata di inizio attività laboratori artigiani, segnalazione certificata di inizio attività autorimesse pubbliche, rilascio avvio attività per insegne e impianti pubblicitari, concessione di OSP, rilascio autorizzazione per attività di media struttura di vendita, eccetera. Perché ho sentito il bisogno di fare questa delibera sulla trasparenza? Perché in questo municipio siamo molto arretrati rispetto alla trasparenza. Le commissioni, non gli cittadini, ma le commissioni hanno difficoltà ad avere gli atti amministrativi che richiedono. Anche i consiglieri hanno avuto una grandissima difficoltà a farsi consegnare gli atti dagli uffici. Quindi io ho pensato di dare un po' impulso alla trasparenza in questo municipio e in pratica chiedo che vengano messi sul sito, ma è già previsto comunque dalla normativa, tutti gli incarichi, anche perché non possono essere liquidati se non sono messi sul sito, e questo già da qualche anno, gli affidamenti di beni, le proprietà, di proprietà, i progetti, i servizi e concessioni, e che devono essere fatti esclusivamente con bando di gara o avviso pubblico. So che la legge prevede che sotto una certa cifra si possano dare ad affidamento diretto, ma so anche che non vieta di darli a bando. Poi chiedo di pubblicare sul sito la mappa delle occupazioni di suolo pubblico, fisse a rotazione, e questo lo prevede anche già la pagina predisposta dal Dipartimento, l'elenco degli immobili del patrimonio municipale e comunale presenti nel territorio e a chi sono stati affidati, e via dicendo, come potrete leggere, pubblicazione dei beni confiscati, pubblicazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e uffici. Se i consiglieri vogliono magari fa un po' di silenzio, grazie. E perché? Questo richiederà uno sforzo agli uffici sicuramente per mettersi in regola con questo, ma poi gli risparmierà il lavoro, perché se un cittadino sarà in grado, magari per sapere quando verranno tappate le buche della sua strada, di andare sul sito e vedere in che data verrà fatto, qual è la ditta che lo deve fare e magari vedere anche quanto costa e quanto costa lo stesso intervento in un altro municipio fatto da un'altra ditta, magari viene meno negli uffici a scocciare. Scoccerà meno anche noi consiglieri, diciamo, per avere queste informazioni. Se il cittadino sa se una bancarella può stare in un posto o non ci può stare, magari sa che ci può stare e non viene a protestare, quindi da una parte si sarà necessario un grande sforzo per mettere online tutti i dati, dall'altra sicuramente una volta fatto per tutto il municipio sarà un risparmio di energie e di tempo.
Questa delibera è stata in commissione 5 mesi, cioè è stata, diciamo, il parere è stato chiesto agli uffici, alla giunta, alla presidente, già ai primi di febbraio del 2014. L'abbiamo portata in commissione, abbiamo più volte messo a verbale che si richiedeva il parere. Io stessa il 30 aprile ho rimandato con protocollo al direttore, alla presidente, alla giunta, a tutti i consiglieri la delibera per avere il parere, che non è mai stato dato. Il 21, cioè ieri, è arrivato il parere negativo del direttore. Adesso io onestamente chiedo perché non sia arrivato per tempo. Sì, un attimo. E poi sulla delibera, ah no, non manca la data, non c'è. Non c'è. Quindi chiedo perché, io adesso ve lo leggo, è molto lungo, ma forse il direttore ce lo può spiegare direttamente. Va bene? No, scusi, no, però per mozione d'aula, allora, o sì, dopo che ha finito l'intervento la consigliera lancia, c'è un po' di sospensione, un minuto di sospensione, e ognuno poi si legge ciò che è stato scritto al direttore, ma non penso che sia il caso di leggere tutto. Consigliere Pensari, un attimo, appena consigliere Lancia finisce. No, ma anche per rispetto. Consigliere Pensari, un attimo, per favore. Consigliere Lancia, finito? Comunque io ritengo una mancanza, un po' di rispetto per noi personalmente, farci lavorare 5 mesi e mandare un parere negativo il giorno prima dell'andare in consiglio, nel senso che il tempo c'è stato, è stato dato, è stato richiesto il parere più volte, e quindi mi sembra che farci lavorare per 5 mesi, e abbiamo lavorato su questa cosa senza dare pareri, e poi arrivare il giorno prima della votazione, insomma, a me mi sembra un po' singolare questa modalità di procedure. Inoltre faccio rilevare che in questo municipio veramente è difficile avere i dati. Con la Commissione Commercio abbiamo chiesto dei dati alla dirigente da ottobre, poi sono stati richiesti col protocollo, e ci è arrivata una risposta di questo tipo: i dati sui posteggi dei mercati chiusi, per avere un dato aggiornato è stata inoltrata la richiesta alla polizia. Il numero dei posteggi revocati, non disponibile nei dati informatizzati. Situazione pagamenti dei canoni, nei confronti dei morosi è di norma attivata la procedura di decadenza. Quindi io stessa sono andata per un'informazione all'ufficio commercio, per un'informazione su una licenza commerciale, e ho visto come sono tenuti gli archivi ancora in cartaceo, con i cartoncini scritti a penna eccetera. Credo che questa delibera, che non ha termini di scadenza, noi non chiediamo al direttore di fare le cose entro dopodomani, capiamo che c'è un problema di personale, che c'è un problema di segretariato generale e tutto qua, di mezzi informatici, di supporti eccetera, quindi non abbiamo dato scadenze, però volevamo dare un impulso affinché il municipio, un pochino più, con un po' più di celerità, si metta in regola con le normative e anche dia ai cittadini la sensazione di essere un municipio che tiene alla trasparenza e che non occulta, non è opaco, non è misterioso. Grazie. Grazie a lei, consigliera Lancia. Allora, come ha detto la consigliera Lancia, su questo atto, diciamo, è pervenuta alla presidenza delle osservazioni da parte del direttore, e sospendo un attimo il consiglio e riunisco i capigruppo per parlare di questo. 10 minuti di sospensione, capigruppo per favore, ci vediamo un attimo. E abbiamo fatto la riunione dei capigruppo, e all'unanimità di tutti i capigruppo, diciamo, l'orientamento è quello di proseguire con la discussione e mettere in votazione l'atto, così come è stato presentato. Bene, quindi apriamo la discussione su questa proposta. C'è qualcuno che vuole intervenire? Nessuno? Dichiarazione di voto? Dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto?
E che colpa mia se tu vai al bagno, non ho capito. Allora, dichiarazione di voto? Ha modificato quei due punti rimessi sulla delibera. Vabbè, quello. Scusate. Allora, Presidente, per favore. Scusate? Allora, va tolto innanzitutto lo schema di deliberazione della presidenza. No, scusi Presidente, ma vabbè, c'è la dichiarazione di voto adesso, Va tolto, riferimento alla consigliera Lancia, sì, vabbè. E poi va tolto. Lo mettiamo a matita. Scusate, non ha suonato la campana il direttore, quindi sta. Vabbè, non c'entra la campana, non è un atto dovuto la campana. Poi scusate, abbiamo deciso. Berto, però scusa, per favore. Presidente, lei deve dire una cosa. Allora, qual è il problema? Dobbiamo togliere di riferire al Consiglio, punto e basta, non ci sono gli 180 giorni, abbiamo detto, no? Deve modificarla, non deve passare un atto così completo, no? Deve togliere su, delibera inoltre. Modificare delle azioni sovracitate di riferire al Consiglio, Umberto, punto e basta. Allora, se per fare le modifiche su questa proposta di delibera bisogna fare gli emendamenti, discutere gli emendamenti e votare gli emendamenti. Io credo che si possa votare così com'è. Allora, dichiarazione di voto stiamo. Allora, consigliere Matolla, 3 minuti. Allora, Presidente, se noi interrompiamo il Consiglio per decidere se quest'atto deve essere votato o non deve essere votato, arriviamo in Consiglio che lo votiamo apportando anche minime modifiche e lei mi dice no, devo fare l'emendamento. All'opera di direttamente prima e l'emendamento l'abbiamo fatto, perché mettere i 180 giorni a me mi sembra di mettere un limite massimo. Io invece dico, siccome la legge prevede che deve essere relazionata al Consiglio, pertanto togliamo i 180 giorni, ci fermiamo direttamente di riferire al Consiglio, ma senza alcun emendamento, perché mi dispiace pure che quest'atto che sta girando da circa 5 mesi, arriviamo in Consiglio, esce fuori una fantomatica lettera del direttore dove ci spiega le motivazioni per le quali quest'atto non deve essere votato, rimaniamo un po' perplessi, perché ho detto dopo 5 mesi, il giorno prima ci arriva quest'atto, mi dispiace per il direttore che stimiamo tutti quanti, però purtroppo quest'atto per noi è abbastanza completo. Ecco, l'unica cosa che ripeto, senza alcun emendamento, Presidente, dobbiamo togliere l'iniziativa della consigliera Lancia, perché è un'iniziativa della Commissione. Ecco, e poi deve togliere i 180 giorni. Ok, grazie. Posso il consigliere Carloni, nomino come scrutatore la consigliera Tretescina, grazie. Allora, sì. Altre dichiarazioni di voto? Sì, Presidente, scusi. Per il PD? No. Diciamo dichiarazione di voto, consigliere Personale. Personale? Sì. In difformità dal gruppo, non ho capito. Se faccio una dichiarazione personale sarà... No, io ho letto la motivazione del direttore. Vorrei un attimo esprimere così un mio pensiero. Siamo a dichiarazione di voto, io vorrei capire la dichiarazione di voto del gruppo PD, chi è che fa la dichiarazione di voto del gruppo PD? Se poi c'è qualcuno che lo fa in maniera difforme lo fa, e sicuramente è questo, però non stiamo riaprendo la discussione. Allora, è molto esplicito, la faccio in difformità. Ma io non so qual è la posizione del gruppo PD. Come fa a fare un difformità rispetto al gruppo? Così è il pensario. Funziona così, eh? Allora. Ma se è favorevole sembra che uscita dalla commissione il voto, quindi. Non lo so, io non so qual è il gruppo PD, come si esprime. Poi se c'è qualche consigliere del gruppo PD che fa una votazione diversa lo chiede. Allora, consigliere Lancia per il gruppo PD? Sì, allora. Il gruppo PD vota favorevole. D'accordo, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Adesso, in maniera di forma, prego, consigliere Belisario. Meno male, grazie. Allora, io ho letto attentamente la nota del direttore e
Trovo importante il punto, il penultimo capoverso, in cui giustamente il direttore pone l'attenzione sul fatto che non si può indirizzare di fare tutto quanto riguarda, non so, tramite bando di gara, affidamento di lavori e quant'altro. E giustamente il direttore dice che è un compito del legislatore e limiterebbe la discrezionalità dell'amministrativa esclusiva dell'esercizio di poteri gestionali, ossia limita di fatto la possibilità di scelta, o meglio quell'attività ponderativa di tutti gli interessi in gioco relativi ad un determinato contesto riconosciuto dalla pubblica amministrazione tra più comportamenti ugualmente leciti per il soddisfacimento di interesse pubblico individuato dalla norma giuridica. Per me questo è un fondamento che è imprescindibile e trovo la nota del direttore per me non interessante ma fondamentale. Dichiarazione di voto? Presidente, se invece certe volte di stare attento al minuto e al secondo. No, non sono attento al minuto e al secondo, consigliere Pellisari, siamo in dichiarazione di voto però. Sì, però io devo nella dichiarazione di voto esplicitare per quale motivo io prendo una posizione diversa. Se lei mi fa parlare senza stare a guardare il secondo e non sto guardando il secondo. Ed è un po' più tranquillo. No, sono tranquillissimo, non c'è problema. Sì, allora. Vorrei capire qual è la dichiarazione di voto. Ci arriviamo. Allora io trovo puntuale e precisa quello che è il e corretta quella che è la nota del direttore. Io per questo motivo io non parteciperò alla votazione, esco dall'aula, grazie. No, grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Poli, difformità del gruppo? Sì, presidente. Per le medesime considerazioni che ha fatto adesso il collega Belisario, anzitutto sono dispiaciuto che la conferenza di capigruppo abbia deciso di andare al voto e di modificare un atto senza poi presentare gli atti conseguenziali che sono gli emendamenti, quindi richiami al regolamento non è stato osservato, quindi auspicavo una soluzione diversa che fosse più omogenea anche con la risoluzione che è stata licenziata dalla Commissione sul medesimo argomento, quindi evidentemente l'intenzione è quella di accelerare, quindi anch'io non partecipo al voto da questo punto di vista. Grazie consigliere Poli. Consigliere Lozzi. Noi intanto votiamo favorevole per tutto il lavoro fatto. Il parere del direttore non entra nella legittimità della delibera, non dice che è una delibera non applicabile perché è contro legge o contro chissà che cosa, dice che non ha la strumentazione attualmente adatta per poterla implementare, non si sa entro quando, siccome è un indirizzo politico che stiamo dando, vogliamo la trasparenza, tutti i partiti politici presenti in quest'Aula si sono fatti la campagna elettorale sulla trasparenza, adesso stiamo dicendo che noi vorremmo che le leggi siano applicate nei tempi più brevi possibili, logicamente sollecitando anche il Comune a fornire tutti gli strumenti. Quindi noi votiamo parere favorevole a questa delibera. Grazie consigliere Rozzi. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano, prego. Grazie presidente. Devo dire che ci siamo trovati un po' in difficoltà nella capigruppo, perché non è che dare e continuare questo percorso dietro una lettera ovviamente del nostro direttore ci abbia fatto piacere comunque portare avanti questo ragionamento. Questo vorrei che fosse chiaro da parte dei miei colleghi, sicuramente l'abbiamo detto e l'abbiamo ripetuto. È vero pure che è normale che quando purtroppo nella logistica queste risposte arrivano tardive si crea un po' di problema, quindi non si riesce ovviamente a capire dove c'è il supporto di quello che uno vuole comunicare e dove c'è il limite di quello che uno non deve fare. È normale che questo consiglio si trova poi in difficoltà, perché il percorso è stato fatto in tempi sufficientemente lunghi e quindi sarebbe stato il caso confrontarci in questo modo.
ci sono stati dei momenti, degli elementi, delle situazioni, delle tempistiche, poter comunque dare un segnale, ancorché ovviamente dalla lettera che il direttore ci ha mandato non si evince una negatività ovviamente dell'indirizzo politico, ma ci mette in condizione di capire effettivamente che gli strumenti oggi a disposizione non sono ovviamente ufficiali, per cui si intuisce una difficoltà amministrativa di mettersi al paro della delibera che abbiamo portato. Probabilmente forse si poteva modificare la delibera in risoluzione, avrebbe dato comunque lo stesso effetto politico, ma avrebbe dato probabilmente più forza alla parte amministrativa per poi intervenire e programmarsi. Fatto sta, ringrazio il Presidente del Consiglio che mi dà questa opportunità perché penso che sia utile, fatto sta che però noi abbiamo dovuto comunque prendere una posizione, abbiamo comunque dovuto anche difendere il nostro ruolo, ripeto, ancorché ci fosse arrivati in tempo dei segnali, avremmo comunque difeso quello che a noi interessa difendere, anche il nostro, come si dice, non solo la parte politica, ma il nostro direttore amministrativo che è responsabile quindi di tutto il discorso municipale, ma questo non significa che non è, però non possiamo fare due passi indietro, perché se comunque si comincia a fare così, e allora si lavora sempre poi all'ultimo secondo. Quindi, dichiarazione di voto, consigliere Giuliano. E non è utile per nessuno. Dichiarazione di voto? Ma ho detto prima, quindi io sono d'accordo in questa situazione, ripeto, però mi faceva piacere sottolineare queste sfumature, certo, che sono l'essenza della riunione che abbiamo fatto all'altra parte, perché se no non serve riunirci, avremmo votato direttamente. Quindi far arrivare anche al nostro direttore, al nostro segretario generale, che comunque non c'è niente di contrario, ma c'è comunque un rispetto anche del nostro ruolo. Grazie consigliere Giuliano, considerazione sicuramente condivisibile. Allora, altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono? Consigliere Tudino, la lista civica, prego. Grazie Presidente. E come lista civica... Vuole tutto questo? No. Abbiamo condiviso il percorso in commissione dell'atto e le finalità. Abbiamo tenuto molto che oggi si andasse al voto per salvaguardare anche la sacralità del Consiglio, che ha una grande importanza. Dobbiamo assolutamente evitare che si ripeta in futuro ciò che è accaduto oggi, per qualunque ragione sia accaduto, ovvero che si arrivi al Consiglio senza atti, perché comunque l'atto ancora in realtà non ha le firme necessarie, e con un parere dato in corsa. Tra l'altro questo parere non entra tantissimo nel merito come negatività, ma c'è un aspetto importante che va a toccare il primo punto del deliberato, ed è quello che ci spingerà all'astensione, ovvero il fatto che nel parere c'è il fatto che non è possibile affidare tutti gli incarichi con bando. Allora, non abbiamo qui il tempo di studiare legislativamente perché questo non sia possibile. Avremmo voluto farlo in commissione e spero che in tutte le commissioni future su questo e su altro sarà sia possibile avere nei tempi giusti tutte le carte, tutti i documenti e sia avere tutti i responsabili. Abbiamo avuto per studiarli gli atti circa un'ora fa e sono atti oltretutto incompleti, perché ripeto, mancano le firme si sono dovuti emendare in corso di dichiarazione di voto, quindi anche in maniera un po' strana questi atti. Come lista civica, ecco, riteniamo e abbiamo ritenuto importantissimo andare al voto per rispetto del lavoro della Commissione, per rispetto dei temi che vengono qui rappresentati e perché questo deve essere il percorso del Municipio, e andando al voto siamo costretti ad un voto di
astensione per avere il tempo di misurarci con le negatività che vengono espresse, in particolare rispetto al primo punto del deliberato sulle attribuzioni a bando. Grazie. Grazie consigliere Tutino. Consigliere Benassi, prego. Sì, dunque Presidente, io mi associo alle osservazioni fatte da una buona parte dei... Da buona parte dei colleghi rispetto insomma a questo parere pervenuto dal direttore con un po' di ritardo che ci ha messo nella difficoltà, per cui se lo ritiravamo avremmo in qualche modo sconfessato fatto il lavoro in questi mesi in cui è stato comunque un lungo dibattito all'interno della commissione. Prego di ascoltare il consigliere Benassi. Sì. Prego, consigliere. Dicevo, votandolo rischiamo comunque di far cadere questo atto come lettera morta nel caso in cui non venga recepito per i motivi indicati dalla nota del direttore. Ci siamo confrontati anche come gruppo SEL e per i motivi anche elencati dal consigliere Tutino poco fa noi ci asteniamo dalla votazione. Però ripeto, pur condividendo comunque i principi di fondo della delibera, che però non ha avuto un parere favorevole al direttore, non vogliamo metterci in una situazione di conflitto con il direttore. Consigliere Lenci, se è in difformità, prego consigliere Lenci. Allora, io sicuramente in questa deliberazione diciamo c'è un primo punto. Scusa consigliere Lenci, per favore. Per favore. Sicuramente in questa deliberazione c'è anche a me un primo punto che crea diciamo delle perplessità, però siccome abbiamo cercato di svolgere il lavoro al meglio, abbiamo portato e rimandato anche agli uffici, io capisco che ci possono essere dei problemi e magari dei ritardi di tempi, però io sarà forse perché ho una preparazione, ho fatto anche la mia campagna elettorale proprio sulla trasparenza, quindi sicuramente ci saranno delle problematiche per poter attuare per tutte le problematiche che ci sono legate ai fondi, però io non mi sento di votare un parere negativo, quindi voterò favorevole. Grazie. Lei consigliere Lenci, allora non ci sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione la proposta. Chi è favorevole? La controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? La prossima volta staccavi i telefoni qua. No, non la facciamo più la camminata. Scusa, per favore, consigliere Rotondo, per favore. Allora, l'atto è approvato con 15 voti a favore e l'astensione dei consiglieri Tutino, Laddaga, Cofano, Benassi. Quindi l'atto è approvato. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Allora, secondo punto all'ordine del giorno, espressione del parere del regolamento centro anziani. Consigliere presidente della commissione, illustra per favore. Consigliere Madonna, per favore. Beh, mi sembra quasi inutile fare riunione dei capigruppo. Consigliere Vitotti, per favore. Sì, sono. Come? Immediata eseguibilità al voto. Non credo che sia necessario, anche perché non c'è la richiesta. Consigliere Vitotti, per favore. Scusa, consigliere Vitotti, secondo punto all'ordine del giorno. Consigliere Vitotti, prego, illustri la proposta. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, cercherò di non fare diciamo chiacchierare troppo ma andare subito alla proposta
che abbiamo valutato in commissione proposta che proviene dalla consigliera Raggi, Movimento 5 Stelle, consigliera comunale, con l'approvazione del nuovo regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani. La commissione, valutando l'atto, ha espresso parere contrario. Ha espresso parere contrario, così come allegata alla presente proposta sono pervenuti pareri contrari da parte degli uffici di Roma Capitale. L'articolazione delle criticità che sono mostrate, diciamo, anche dalla dottoressa Ornella Cherubini, che era il direttore di direzione, e da Isabella Cozza, il direttore del Dipartimento delle Politiche Sociali del Comune di Roma, mettono in evidenza alcuni articoli. In realtà, come già sollevato in commissione ed affrontato come argomento, erano degli articoli presenti già nel vecchio regolamento, però questo, diciamo, la dice anche lunga, cioè il regolamento in commissione capitolina si sta cambiando. Pertanto, siccome ci sono delle criticità anche nell'impostazione di un nuovo percorso che si sta cercando con difficoltà, ma io dico con difficoltà, e quindi sono sempre dell'idea che le cose si raggiungono con confronto, con pazienza, con calma, non servono passi in avanti in questo caso, soprattutto perché, come è previsto dal regolamento, l'approvazione del nuovo regolamento per i centri sociali anziani cittadino è di competenza della Commissione. Questa purtroppo non è una proposta di iniziativa che perviene dalla Commissione capitolina. Pertanto, quello che si sta facendo in commissione, che è quello di audire progressivamente il coordinamento dei centri anziani cittadini, i singoli municipi, i sindacati, i municipi anche in questo hanno avuto la loro voce, anche noi come commissione avevamo inviato alla presidenza della commissione consigliare politiche sociali di Roma Capitale una nota chiedendo di fare attenzione ad alcune criticità che insieme ai coordinatori municipali dell'ex decimo e dell'ex nono per quanto riguarda i centri anziani, gli uffici che abbiamo ascoltato e audito in commissione più volte, ci eravamo resi conto che è necessario comunque intervenire sull'attuale regolamento. Per farlo serve anche magari prenderci un giorno in più, però serve fare tutti quei percorsi necessari e dovuti affinché il nuovo regolamento cittadino i centri sociali anziani del nostro territorio abbiano, diciamo, superino più che altro quelle criticità che nel corso del tempo, per esempio, li hanno trasformati forse in qualcosa che si allontana dalla loro vocazione originaria, e quindi alla socialità, al punto di aggregazione e di ritrovo per fasce della terza età, per spingerti anche oltre, cioè ad essere un luogo aperto al territorio, al municipio, in stretto contatto con lui, che non solo occupi i suoi spazi, ma che li metta anche a disposizione quando serva. Su questo ci sono dei punti deboli, in particolare il dualismo di cui abbiamo troppo parlato, forse anche in commissione, del centro sociale anziani e dall'associazione dall'altra parte. Tra l'altro, questo è uno dei temi che viene sollevato, è uno degli articoli che viene sollevato, in particolare l'articolo 29 per quanto riguarda i fondi. Proprio perché se non si superasse, e bisognerebbe capire, su questo si sta discutendo e lavorando appunto, qual è la procedura migliore, perché noi dobbiamo anche dare un segnale un po' univoco rispetto a questo, dobbiamo capire che cosa dobbiamo fare, che cosa sono per noi i centri anziani, se sono una zavorra di cui l'amministrazione se ne deve liberare, oppure se sono dei punti di aggregazione anche importanti, che invece vanno mantenuti nel rispetto delle persone che quotidianamente decidono di iscriversi lì, di passare il loro... consigliere Ridotti, un attimo solo, scusate, non è possibile, Riesco a capire l'attinenza con la delibera. Perché se avesse letto pure lei il regolamento, forse capirebbe quello che di che parla l'articolo 29, per esempio, visto che la proponente è una sua consigliera comunale, tra l'altro. Lei la sta travisando. Per favore. Allora. Per favore.
Bene, come al solito abbiamo, siamo scesi nelle volgarità quotidiane che assistiamo, purtroppo siamo quasi abituati. Scusate, interrompo il consiglio se continuate. Per favore. Consigliere Ridotti, prego. Siccome noi faremo le cose da regolamento e il regolamento prevede che è la commissione che deve partorire un atto condiviso da tutti, l'ultimo atto, l'ultimo regolamento che qualcuno parla, il regolamento di Tredicina, non è il regolamento di Tredicina, è un regolamento che è stato votato da maggioranza e da opposizione in commissione e pertanto con le forze di maggioranza e di opposizione si cercherà il percorso forse più lungo, ma siccome il confronto non è una virtù che ci hanno tutti, perché è preferibile attaccare e usare l'arroganza e la prepotenza in politica, c'è una parte sana di questo paese e probabilmente pure di questo municipio che pensa ancora che si possa usare la democrazia e il confronto per fare portare a casa ma dei non risultati. Siete voi. Mi dispiace, non sarà la consigliera Raggi che porterà a casa questo risultato, credo che il lavoro della commissione insieme alle ruote. Consigliere Ridotti, prego. Io, se lei me lo consenta. Per favore. Se lei me lo consente. Sospendo il consiglio, eh? Se lei me lo per favore. Consigliere Ridotti, termini il suo intervento, per favore. Se lei me lo consente io continuo. Prego. No, non possiamo, io non posso ascoltare delle accuse così gravi dentro quest'aula. Se mi permette, io non posso essere accusata semplicemente perché difendo la politica oggi e quello che fa e che dovrebbe fare la politica. Per favore, per nel favore. Nel merito delle questioni. Consigliere Ridotti, un attimo, un attimo solo. Alla prima interruzione sospendo il consiglio. Ve l'ho detto, eh? Va bene? Per favore. La consigliera Ridotti termina, chi vuole intervenire e fare le proprie considerazioni. Allora, consigliera Ridotti, per favore. Ritorno in particolare nell'articolo 29, proprio perché quando si dice che i fondi che vengono presi, la possibilità per i centri anziani di partecipare ai progetti europei, nel caso in cui il centro sociale anziani si trasformasse direttamente in un'associazione, si creerebbero ovviamente dei problemi, e qui cita in particolare la normativa del codice civile e dell'ordinamento degli enti locali, perché noi ci troveremmo, e siamo anche in una discussione di bilancio, a non poter più erogare dei servizi che per noi risultano essenziali. Poi c'è un punto fondamentale: se noi pensiamo che ci vogliamo occupare dei centri anziani, lo facciamo con un regolamento che sia il migliore possibile per la loro gestione. Se noi pensiamo che invece è una cosa di cui ci possiamo anche superare e liberare tranquillamente, arrivando qui con una proposta senza senso, purtroppo fino all'articolo 10 è tale o quale a quello di prima, quello che si sta cercando di fare. Consigliere Goia, quando gli avrà dato il permesso di parola, lei parlerà e ci spiegherà, quali sono i suoi problemi. Stia sereno. Per favore. Detto questo, la Commissione ha espresso parere negativo, contrario, e pertanto, insomma, per gli argomenti che vi ho esposto, seppure con tanta fatica, grazie. Consigliere Ridotti, allora apriamo la discussione, consigliere Lozzi, prego. Allora, siccome quando si fanno queste presentazioni si fa campagna elettorale, a differenza di tutte le altre proposte di delibera venute dal Comune che sono state illustrate in maniera asettica e dato parere favorevole o contrario senza nessuna ingerenza da un punto di vista politico, vorrei chiarire che da regolamento comunale le proposte di delibera dei consiglieri vanno prima ai pareri degli uffici e dopo passano in commissione, tant'è vero che ieri all'ordine del giorno della Commissione Politiche Sociali c'era proprio questa proposta di regolamento. Da lì
sì, cara, vattela, se forse non te l'ha detto la tua amica, ma c'era, c'era. Allora, allora, io mi permetto. Consigliera, allora, tutto il consiglio, per favore. Possiamo esprimere, possiamo entrare nel merito di un regolamento, esprimere un'opinione e dire a me non piace, secondo me potrebbe essere fatto in un altro modo, e dire sono contrario o favorevole ed è legittimo. Ma dire che il Movimento 5 Stelle non ha rispettato il regolamento semplicemente perché ha seguito il regolamento comunale e non si è piegato a 90 rispetto agli illustri delle commissioni politiche e sociali del comune, mi sembra eccessivo. Quindi noi voteremo favorevole, voi fate quello che volete, ma non fatevi campagna elettorale con i centri sociali perché il 25 si vota. Grazie consigliere Rossi, altri interventi? Scusate, per favore, altri interventi? Allora, consigliere Rossi, per favore, altri interventi non ci sono? Allora, non ci sono altri interventi? Consigliere Coglia, prego. Io volevo poi solo puntualizzare che la maggior parte, come è già stato detto, dei consiglieri non ha ricevuto l'oggetto appunto di quanto stiamo discutendo, per cui poi a fare delle affermazioni sulla base di regolamenti che non tutti hanno letto non mi sembra neanche corretto. Purtroppo, da quanto detto anche da Monica, poi una cosa è fare delle affermazioni su fatti e una cosa è esprimere proprie opinioni o cercare di travisare la realtà. Cercare di travisare la realtà provoca delle reazioni che possono non piacere, ma purtroppo sono queste, perché sono le reazioni che poi hanno i cittadini di fronte agli atteggiamenti di determinati politici. Tutto qui. Grazie consigliere Coglia. Allora, non c'è altro intervento, dichiarazione di voto. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Rodino, lista civica? Sicuro? No, è trasparente. Allora, prego. Allora, capisco che il problema principale di questa consigliatura per lei sia il consigliere Tutino, ma la prego, signor Matronola, quando intervengo di lasciarmi intervenire. Allora, consigliere Matronola, per favore. Allora, faccia parlare la lista, la lista civica si asterrà su questo documento, non vi ha ravvisato motivi di negatività, ma provenendo da un percorso nel quale al tempo stesso sembra esserci un atto, un altro percorso condiviso di questa elaborazione, la lista civica su questo documento si asterrà. Grazie. Se a lei consigliere Tutino. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole al parere contrario? D'accordo? Cofano e Benassi. Scusate, chi è contrario al parere contrario? Prego. Chi si astiene? Tutino, Laddaca e Lenci. Allora, l'atto è approvato con 16 voti a favore, 2 contrari e l'astensione dei consiglieri Tutino, Laddaca, Lenci. L'atto è approvato, il consiglio è chiuso, grazie.